Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata dell'Italia che produce storie di artigiani. Oggi in questo nuovo format più femminile siamo con Graziella Matarrese. Buonasera Graziella, buonasera, benvenuta. Buonasera Roberta, grazie mille per il benvenuto. Alla faccia delle quote rosa. È vero, è vero. Abbiamo sfondato, ecco, sulle quote rosa anche per quanto riguarda i nostri ospiti. Ve li andiamo subito a presentare perché stasera abbiamo tantissimi temi da raccontarvi. Ci vuoi presentare i politici? Diamo subito il benvenuto al senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico, buonasera. Eccoci, bentrovati. Come va? Tutto bene, ci sono le quote rosa però siamo anche noi. Beh. Vi salvate. Esatto. Bene. Poi Claudia Terzi, assessore ai trasporti per la Regione Lombardia. Buonasera, Lega. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. E poi Emilio Boccalini di Forza Italia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dall'altro lato abbiamo in questo caso una grande rappresentanza di imprenditori ma anche di politica, un po' un unicum per la nostra trasmissione, tutti lodigiani. Partirei da Sabrina Barogno che è la presidente di Confartigianato Lodi. Buonasera e ben arrivata Barogno. Buonasera a voi. Ci vuole presentare gli imprenditori e anche appunto, anticipo, il presidente della provincia di Lodi che è qui stasera con noi. Sì, questa sera sono in rappresentanza delle imprese ma abbiamo pensato di portare una delegazione lodigiana, quindi... le nostre imprese, la signora Maria Grazia Doti che è titolare dell'impresa Antea e il signor Emanuele Carelli che è titolare dell'impresa Minimal. Buonasera. L'impresa Minimal che si occupa di agenzia di comunicazione, di marketing e la signora Doti che si occupa invece di imprese di pulizie. Insieme all'impresa abbiamo portato la nostra rappresentanza politica, il presidente della provincia di Lodi, nonché anche sindaco del comune di Codogno. Oggi le nostre imprese, e qui mi rivolgo alla politica, ci chiedono e ce l'hanno chiesto anche in passato, della certezza, sicurezza per poter dare quella fiducia che serve per gli investimenti sull'innovazione, per gli investimenti per allargare il numero delle persone che possono collaborare in un'impresa. Dall'altra parte vediamo invece che la politica spesso risponde con appunto dei movimenti altalenanti per cui la loro fiducia, soprattutto nelle ultime rilevazioni, era spesso in calo. Che cosa succede dopo questa elezione, dopo questo risultato elettorale, Alfieri? Spero si torni a lavorare, che la ricreazione sia finita. È stata una brutta campagna elettorale su toni che non fanno bene al nostro paese. Si è parlato molto di flussi migratori, si è parlato di stranieri, si è fatto polemica molto su questo. Io penso che gli imprenditori, certo il tema della sicurezza è un tema importante, interessi capire quali sono le misure per provare a far ripartire l'economia che con i governi precedenti, sotto i governi precedenti era ripartita, tutti gli indicatori erano in positivo, adesso la preoccupazione con il calo degli ordinativi industriali, il paese che di fatto non cresce, è una crescita all'ultimo trimestre dello 0,1%, in qualche modo preoccupa. Non ho voglia però di far polemica, chiudo qui la parte diciamo non positiva, voglio aprire quella positiva. Se ci sono anche da parte di questo governo delle misure che aiutano l'impresa, noi siamo solo contenti. Cioè, se si fanno le infrastrutture attese da tempo, qui a fianco c'è l'assessore Terzi che ho avuto occasione di conoscere come persona seria in regione Lombardia, se si fanno le infrastrutture attese da tempo, penso alla Pedemontana, per citare, ma penso alla TAV, un'opera che è diventata simbolica nello scontro fra 5 Stelle e Lega, ma la chiedono un po' tutti al nord, il sistema produttivo, ma anche le persone che si rendono conto che un'opera già avanzata, come è avanzata la Pedemontana, rischiamo, dopo aver ferito un territorio, di non dargli neanche il beneficio. E quindi è importante a questo punto di vista. Ed è importante riprendere le misure positive che erano state messe in campo dal governo Renzi e Gentiloni. Industria 4.0, quando io parlo con
con gli imprenditori dicono una misura che funzionava, ma perché se ha funzionato, a prescindere se l'abbia fatto un governo di centrodestra o centrosinistra, non la si porta avanti, invece si cerca di smontarla? La nuova Sabatini, l'iperammortamento, gli sgravi, ad esempio sull'IRAP, 6 miliardi sono stati abbassati e il costo del lavoro sui dipendenti e il 70% per gli stagionali sono stati tolti. Quindi un po' di misure serie per le imprese sono state fatte. È stato fatto tutto? No, certamente, si può sempre fare meglio. Ecco, vedo un po' di incertezza con questo governo. Litigi interni non servono, perché gli imprenditori hanno bisogno di un quadro chiaro, certo, di sburocratizzazione, di minore fisco, di semplificazione del rapporto con la pubblica amministrazione. Terzi, stiamo soprattutto sulle infrastrutture, che sono state anche un po' il tema cardine anche di questi litigi. Come se ne esce? Come si dà stabilità al paese e più certezza alle imprese che la chiedono? Beh, direi che il voto di domenica scorsa ha dato un'indicazione chiara. Dovrebbe, utilizziamo il condizionale, forse meglio, dovrebbe aver dato un'indicazione chiara anche a quella parte di governo che fino ad oggi ha avuto posizioni piuttosto rigide, in particolare rispetto alle infrastrutture. Dicevo una indicazione chiara rispetto a ciò che vuole il popolo, la gente. Vuole decisamente più infrastrutture, vuole decisamente quindi anche investimenti pubblici che, come sappiamo, da sempre sono utilizzati proprio per sostenere un'economia in particolari momenti di difficoltà. Con un appunto che faccio al senatore Alfieri, anche se mi viene strano chiamarlo così dopo 5 anni di consiglio regionale insieme. Non è solo l'economia italiana, questo non deve essere una consolazione, non è una giustificazione, non è solo l'economia italiana che vive questo momento di arresto. Stamattina tutti i giornali titolavano la revisione in senso negativo, molto peggiorativo, per esempio, delle stime della Germania. Ora, facciamoci un ragionamento anche su quello. Questo non vuol dire che, siccome vanno male o si pensa che vadano male gli altri o meno bene gli altri, noi dobbiamo andare a ruota. Assolutamente no, ci dobbiamo assolutamente preoccupare dell'Italia, che sconta anche anni passati decisamente meno felici di quanto non fossero appunto paesi come quello che ho appena citato. Sono convinta della necessità appunto degli interventi sulle infrastrutture, se le grandi opere senza dubbio. Io ricordo, a proposito di TAV, che ce n'è una che interessa direttamente la Lombardia, che è la TAV, l'alta velocità, quella che va da Brescia verso Padova, Verona-Padova, che è importante sia per le merci che per il traffico passeggeri. Quindi ne abbiamo tante anche noi in Regione Lombardia, dove obiettivamente siamo riusciti a crescere molto anche andando in senso contrario rispetto al trend del paese, nonostante anche qui per anni, soprattutto da parte dello Stato, gli investimenti in opere pubbliche siano un po' mancati. Quindi ci servono anche a noi. Prima Ale citava la pedemontana, assolutamente sì, stiamo anche qui risolvendo qualche problema giuridico / giudiziario, ma proprio di gestione del contratto, ma siamo fiduciosi e confidenti che si risolverà presto, quindi anche quella sbloccherà e darà il via a tutta una serie di investimenti, ricordando che le ultime due grandi opere infrastrutturali di Regione Lombardia hanno segnato profondamente e positivamente il territorio. Parlo della TEM e della Brebemi, che obiettivamente hanno portato un grande sviluppo in tutti i territori che hanno attraversato. Un altro inciso, poi non tolgo tempo a chi deve venire dopo di me. Senza dubbio, in termini di sostegno alle imprese, ecco, quello che manca storicamente, quindi non è solo questo governo, il governo che l'ha preceduto, cosa in Italia, è una programmazione che va dal di là del mandato elettorale. Traduco. Stamattina mi sono fatta 3 ore di convegno importantissimo, bello, sulla logistica. Una delle cose che chiedevano tutte le aziende è: non ci interessano le sovvenzioni a pioggia, datecele mirate, dicendoci questo è l'obiettivo della sostenibilità ambientale, per esempio, dello sviluppo, della tutela dei diritti dei lavoratori, però diteci anche per quanto tempo ce lo date, e sapendo che non può essere un anno e poi di finanziaria in finanziaria si valuta, perché questo è altrettanto deleterio del fatto di non dare nemmeno gli incentivi. Ecco. Boccalini, lei è d'accordo su questa necessità di progetti di ampio respiro, di lunga durata? Beh, da che mondo è mondo, le opere pubbliche sono quelle che fanno ripartire l'economia, perché fanno da volano a tutto ciò che gli sta intorno. È evidente che alcune delle misure che ha fatto il governo del PD erano, come dire, ben accette dal mondo imprenditoriale. L'impresa 4.0 è stato un primo passo, però la colpa che
io, tra virgolette, mi sento di dare è che non sono andati oltre, perché uno dei problemi più grossi che poi hanno le imprese, soprattutto che hanno gli investitori stranieri, è quella della certezza del diritto e della burocrazia, perché un imprenditore che arriva da sud-est asiatico, che arriva dal nord Europa, si deve aprire, o che arriva da Sud America, si deve aprire in Europa, si guarda questa zona, vede l'Austria che in 20 giorni ha aperto un'azienda, la Slovenia che in 15 giorni ha aperto un'azienda e l'Italia che in 3 anni forse riesce ad aprirla con tutti i problemi che ci sono. Anche questo governo, e qui non mi sento di dare la colpa alla Lega ovviamente, anche l'ultimo sblocca cantieri di fatto non produrrà nulla, perché è pieno ancora di pastoie e di inghippi. Bisogna velocizzare, bisogna andare verso una direzione in cui le aziende cominciano a lavorare, dicano cosa stanno facendo, eccetera, e poi dopo si va a guardare, perché se guardiamo tutto prima non risolviamo più niente. Lo sblocca cantieri, quello che è stato presentato, aggiungerà altre cose farraginose, non lo so. Cioè, c'è da aspettare anche la nomina dei commissari per lo sblocco dei cantieri. Sì, quella nomina lì sarà lunghissima, tra l'altro. Costerà almeno di un anno. E quella nomina lì sarà lunghissima e rallenterà ulteriormente. Qui abbiamo delle realtà locali che hanno a disposizione denari che non possono utilizzare e che invece bisognerebbe che lo facciano. Poi se sbagliano pagheranno dopo, ma non è possibile fermare un'economia come questa. La TAV, questa che 5 Stelle stanno cercando di fermare in tutti i modi e non riescono neanche a comprendere la finalità di questo ideale, se non ideologica ma fine a se stessa, è diventata ancora più importante dopo gli accordi che la Cina sta facendo in Europa. È ovvio che ci sono paesi che hanno tutto l'interesse che questa TAV, che questa linea veloce non passi qua ma passi sopra le Alpi, perché il porto di Trieste, nella visione cinese e nella visione degli accordi che abbiamo fatto, avrà una posizione importante. Se non abbiamo poi modo di spostare, perché abbiamo ancora le ferrovie vecchie, abbiamo le infrastrutture vecchie, è chiaro che poi ovviamente si sposteranno da un'altra parte e le merci viaggeranno da un'altra parte. Quindi io credo che la TAV in questo momento sia l'opera fondamentale per fare ripartire l'Italia. Non vedo altre opere così fondamentali come questa. Claudio Venghi, il nostro avvocato di Confartigianato Lombardia. Buonasera a tutti, e benvenuto. Buonasera a tutti. Insomma, non c'è bisogno di un avvocato in questo caso. Sono tutti d'accordo con misura supporto della piccola e media impresa, infrastrutture. Mai sì. Visto un allineamento il tale? Il tema è questo. La crescita passa attraverso gli strumenti di cui si è parlato sinora. Quindi su questo siamo tutti d'accordo. Il problema è declinarli poi nel concreto. Cioè assumere dei provvedimenti e degli atti che concretamente facciano muovere l'economia verso la crescita, verso le imprese, verso la sburocratizzazione, verso la riduzione delle tasse. Quindi bisogna vedere provvedimento per provvedimento quali sono le criticità e dove lavorare. Questo chiedono le imprese. Sabrina Baronio, il polso della situazione di un territorio pieno di imprese, qual è quello del Lodigiano? L'avete molto bene da Confartigianato, è proprio gente che tutte le mattine, qualsiasi cosa ci sia scritto sui giornali, alzano la Claire, vanno a lavorare. Come vedono questa situazione? Assolutamente sì, condivido quello che ha detto e quello che è stato detto. In particolare mi riferisco alle considerazioni che ha fatto l'assessore Terzi. Ha detto che la programmazione per le imprese è indispensabile. Cioè, questo è un punto focale, perché comunque le imprese prima di intraprendere qualsiasi investimento devono avere un minimo di programmazione, cosa che ormai non c'è più da parecchi anni. Prima si è anche accennato al discorso di 4.0. Strumento importantissimo, strumento positivo, però forse le imprese preferirebbero avere delle agevolazioni ma a livello strutturale, non a spot, che vengono lanciate per un periodo dei 12 mesi alla rincorsa e poi non ci sono più agevolazioni. Forse sarebbe meglio ragionare su sia agevolazioni ma più, come dire, più puntuali e comunque programmate nel medio e lungo periodo, perché l'imbuto insomma diventano anche agevolazioni difficili da ottenere poi, non, perché il 4.0 ad esempio alle imprese artigiane non è toccato e non è arrivato così forte, è più una programmazione, forse un investimento più per le imprese industriali. Però era strutturale.
Però era strutturale. È vero, ma le assicuro, difficilissimo da ottenere, perché delle nostre imprese pochissimi sono riuscite ad accedere. Era più studiato per la piccola e media impresa, questo sicuramente, però era strutturale. Però poi nell'operativo diventa difficile per la piccola impresa affrontarlo. Comunque, ecco, la programmazione degli investimenti è indispensabile per l'impresa. Volevo chiedere a Maria Grazia Dotti, siccome sempre privilegiamo le quote rosa questa sera, quali sono per lei, per il suo settore, le prime esigenze in merito a questa programmazione di cui tutti sentiamo il bisogno? Beh, sicuramente Sabrina ha detto una grande verità. Noi siamo piccole imprese. Noi alla mattina la nostra priorità è alzare la Claire, come si è detto prima, e lavorare. Quindi che cosa succede? Che noi dobbiamo essere sempre sul pezzo produttivo, non abbiamo così tanta possibilità di pensare a tutte le sfumature che ruotano intorno a queste cose. Noi che cosa chiediamo? Chiediamo sicuramente una sburocratizzazione delle cose, una facilitazione anche nelle tasse. Siamo veramente sommersi da costi e basta. Vogliamo il numero delle tasse tutte insieme che è incasinato. Come? Il numero è incasinato. La complessità data non solo dal peso economico, certo, ma anche da quanto noi ovunque ci giriamo abbiamo tasse, abbiamo cose da pagare. Dobbiamo mandare avanti il lavoro, non siamo facilitati con il poter trovare personale, non siamo facilitati nel formare personale, perché comunque la scuola non ci dà personale finito, ci dà personale. Quanti dipendenti ha? 25. Questo è un allarme che le imprese, anche da questo studio, lanciano spesso, cioè il fatto che ci siano stati tanti proclami e anche tanti inizi positivi e poi la difficoltà di portare le cose a termine, per cui appunto magari il bando risponde come il 4.0, ma le imprese, quelle piccole davvero, perché non quelle piccole, esatto, taglio tedesco, ma quelle piccole davvero italiane, non riescono ad accedere. E questo è oggettivamente un problema, perché infatti l'Italia, e spesso l'abbiamo detto anche da qui, i fondi anche europei non sono sfruttati, ma le imprese non riescono ad accedervi perché non hanno personale per poterlo fare. Le imprese piccole, le imprese medie, quelle che sono qui oggi. Ed è un allarme che appunto vi hanno lanciato e che lanciano purtroppo molto spesso. Tra l'altro la Regione Lombardia è avanti rispetto alle altre regioni su questo punto. Certo, e perché se l'allarme parte da qui, chissà cosa messe le altre. E nonostante questo li ascoltate quasi imprenditori. Però, per esempio, nella scorsa legislatura, ci sono ancora adesso, ma sono partiti nella scorsa legislatura, all'inizio avevamo quasi preso in giro. Però il presidente Maroni aveva inventato la figura dell'angelo antiburocrazia. Vero. Ora fa già riflettere il fatto che uno si debba pensare a qualcuno pensato nella pubblica amministrazione per far sopravvivere le imprese nella pubblica amministrazione. Ma va bene, ma siamo in Italia, siamo abituati ai paradossi. Okay. Però dico, questi hanno fatto veramente queste persone che erano specificamente formate proprio per riuscire a districarsi nella pubblica amministrazione, sono ancora presso gli uffici territoriali di Regione Lombardia, quindi in ogni provincia, e davano una mano ai cittadini piuttosto che agli imprenditori, soprattutto imprenditori, si sono rivolti a noi artigiani, imprenditori, piccolissime imprese, quelli che non hanno una struttura dietro, perché effettivamente un contributo è un progetto come Industria 4.0 onestamente aveva un target che non può essere quello dell'artigiano, cioè devi avere una struttura tale che obiettivamente è difficile, è anche difficile che le associazioni di categoria riescano a star dietro a tutti dando una mano, perché non è, insomma, poi uno dice vabbè ma vado a non è proprio così facile. Quindi l'idea era proprio quella, devo dire che ha avuto un ottimo ritorno, quindi il famoso l'analisi costi-benefici in questo caso sarebbe stata assolutamente positiva, ma deve appunto far riflettere. Ecco, una cosa che potrebbero fare, secondo me l'idea potrebbe essere replicata, e questo lo suggerisco al sindaco prima ancora che al presidente di provincia, almeno nei grandi comuni, perché che sono quelli generalmente più attrattori o comunque quelli che hanno, come posso dire, questa capacità attrattiva delle imprese, che poi magari non sono sempre i grandi comuni, ma sicuramente partendo da quelli. Quello potrebbe essere un esempio virtuoso di regione, che Regione Lombardia, insomma, condivide con... La Spagna fa così, tutti i grossi comuni spagnoli hanno... Cioè, anche solo per dirti, sai cos'è? Non è che devi star tu a saltare da un ufficio all'altro, che è una cosa abbastanza tipica, e capita anche a noi quando togliamo la giacchetta d'assessore, siamo i cittadini come tutti gli altri. Ti dico io, o meglio, salto io da un ufficio all'altro, ho la pazienza io di farlo, o ti dico qual è la strada diretta per arrivarci. Questo potrebbe già essere un elemento, perché poi quello che serve alla gente che lavora è investire del tempo lavorando e non perdendolo per queste cose, una semplificazione assoluta.
considerando che noi siamo così bravi a complicarci la vita, vero? Perché quando non solo facciamo il codice degli appalti complicato, lo ricomplichiamo, poi ci mettiamo l'ANAC, che è santa, ma che comunque qualche problemino in poi più ce lo dà. Poi ripartiamo da qui, Graziella, che esatto, mi fa segno del tempo ed è giusto, ripartiamo da qui anche da un caso positivo, che è proprio quello di Lodi. Ed eccoci qua. Allora, sono usciti questa settimana dei nuovi dati, devi sapere, Graziella, di Confartigianato. Andiamo a vedere un po' di numeri. Un po' di numeri che ci danno proprio il posto della situazione reale e concreta. Ecco qua, partiamo subito. Prima grafica, manodopera cercasi, l'abbiamo chiamata. Cioè, c'è un bisogno occupazionale a livello italiano. Guardate, questo numerone non ci stava praticamente nella nostra grafica. 3 milioni di persone. Questo è il fabbisogno occupazionale che esprimono le nostre imprese. E se guardate dall'altro lato, di difficile reperimento il 25,2% del personale. Che cosa vuol dire? Che gli imprenditori cercano e dall'altra parte non riescono a trovare. Sono un numero davvero impressionante, 25% appunto non è niente male. Nella seconda grafica andiamo ad individuare ancora di più che cosa compete l'artigianato, che sono appunto le imprese che rappresentiamo qui oggi. Il totale dell'artigianato è quello qui, lo vedete, l'85,2% delle imprese che ricercano personale sono proprio queste, le piccole imprese che fanno fatica ad accedere ai bandi, che sono soffocate dalla burocrazia, queste imprese che appunto prima vi stavano raccontando anche un po' le loro difficoltà e guardate, rinunciano a 743.100 assunzioni in un anno, è un numero pazzesco, rinunciano perché non riescono a trovare profili formati. Terza grafica, rapidamente siamo andati a vedere uno dei settori più importanti in questa ricerca di personale che non trova sbocchi, che è il settore dell'ICT, eccolo qua, quindi della tecnologia, 21.888 specialisti richiesti, di difficile reperimento, attenzione, 63,2%. Quindi abbiamo visto anche in questi giorni i dati delle università, quando appunto le università non riescono a stare dietro al cambiamento rapido, le imprese sono sul mercato e non riescono a trovare purtroppo personale che li segua e che possa rispondere alle loro richieste. Credo che sia un problema però, un problema di rapporto tra le università e le aziende, perché le università italiane che, per quanto ci continuiamo a piangere addosso, continuano a sfornare invece laureati anche in materie che vengono ricercate in Europa, hanno anche proprio in questi giorni il primo corso di laurea che porta ad avvicinare ciò che è la tecnologia, la ipertecnologia alla medicina, è un corso che inizia al Politecnico, questi dove andranno a lavorare poi? Se le università non hanno rapporti con le aziende, finiranno all'estero dappertutto. Io stesso ho una figlia che è laureata in biotecnologia e lavora a Sydney, perché qui non c'è stata possibilità. È il motivo perché noi stiamo facendo la battaglia per mantenere l'alternanza scuola-lavoro, che purtroppo è stata messa in discussione. Ma bisogna fare di più, bisogna andare a vedere i paesi dove però funziona. Però attenzione, l'alternanza scuola-lavoro introduce un principio importante, perché costringe il mondo del lavoro a parlarsi con il mondo dell'istruzione. E purtroppo noi abbiamo lavorato per anni in maniera disallineata, per cui il mondo del lavoro in prospettiva aveva bisogno di professionalità di tipo diverso, lo vediamo operai specializzati, tutto il pezzo dell'ICT, e invece il mondo dell'istruzione continuava a sfornare lauree che non c'entravano niente con l'evoluzione in prospettiva del mercato del lavoro, tutti i comunicatori, adesso esagero, faccio una provocazione, e lo stesso c'era la corsa ad andare a laurearsi e gli istituti tecnici erano stati trascurati. Ho semplificato e ho banalizzato la discussione, ma fino a un certo punto. Allora, io penso che piuttosto che buttare via il bambino con l'acqua sporca, l'alternanza scuola-lavoro vada utilizzata proprio per creare una cultura. Appena citato la comunicazione, quindi ho chiamato in causa per però forza può essere Carelli. Anche un punto di vista da esportare. Carelli, cosa ci dice lei che è in quel settore lì? Non si è sentito chiamato in causa? Sì, un po' sì. Buonasera. A livello sì di comunicazione. E noi quindi, poi parlo da giovane imprenditore, il problema poi dell'occupazione, quindi anche delle assunzioni, è un problema che ci ha toccato. Quindi anche questi discorsi di politiche di alternanza scuola-lavoro, di apprendistato che non è stato menzionato, eccetera, forse toccato prima, noi comunque ha aiutato comunque, cioè queste politiche poi hanno aiutato ad inserire delle figure nel nostro team, anche se devo dire che la facilità di reperire figure
professionali, quindi poi che hanno concluso un percorso di studio, eccetera, nella nostra materia, comunque nelle discipline più tecnologiche, se vogliamo, più digitali, è sempre più difficile. Quindi voi lo vivete, il mismatch di cui tanto si parla tra la ricerca delle competenze e queste competenze che non ci sono, non vengono sfornate da... Non vengono sfornate o comunque una volta sfornate vanno via velocemente perché sono comunque molto richieste e in un territorio come il nostro, comunque vicino anche a una città metropolitana, non è così semplice comunque reperirle, però devo dire che noi, essendo partiti poi, ci consideriamo una startup, comunque sono 6 anni quest'anno e in questi anni comunque toccando queste politiche poi fatte dalla regione, che devo dire, come dicevo prima, sono state molto utili, hanno aiutato proprio a far sì che di bilanciare un po' questa... Quante persone occupate oggi? In quanti siete? Una startup nata 6 anni fa? Oggi 6 anni fa siete? Ci siamo due, io sono uno dei 2 soci fondatori, più 6 addetti e poi diversi collaboratori sul territorio nelle varie materie. Dotti, invece, per quanto riguarda il suo comparto, il settore quindi delle pulizie civili, industriali, è facile reperire figure che vogliano lavorare e anche fare una fatica, insomma, è importante. C'è poi anche questo aspetto. Assolutamente, credo di sì. Allora, da noi invece è un disastro. Ecco. Un disastro perché? Una sintesi senza possibilità di discussione. Perché non si no, trovano? Ma spiego anche il motivo. Perché purtroppo, devo toccare alcune cose, i sussidi che sono stati dati in questi anni, a mio avviso troppi sussidi, hanno abituato le persone a poter sopravvivere senza dover cercare un lavoro. Anche perché nel momento in cui io colloquio una persona che prende la disoccupazione, che prende la mobilità, fra un po' arriveranno quelli col reddito di cittadinanza, questi mi dicono prendo di più a stare a casa che venire a lavorare. Chi me lo fa fare di alzarmi alle 5 del mattino per andare a lavorare? E dice, cioè, giustamente... Allora, io dico, un'altra problematica è se ci sono dei soldi, delle fonti, delle ricchezze da investire, ok, aiutare le persone, ok, la disoccupazione in casi, ma diamole alle imprese con l'obbligo di creare posti di lavoro. Io credo che quella sia la vera ricchezza. Giriamo alla Terzi, questa domanda che qui ci rappresenta il governo. Terzi, l'avete approvato e che cosa rispondete a queste imprese? Perché la vedevo annuire, però l'avete approvato, sto reddito di cittadinanza. Io sono figlia di artigiano, quindi lo so, però è passato, e giustamente l'imprenditrice diceva, quello che non fa le ferie, mio papà non ha visto le ferie per non so quanti anni. Io faccio una settimana all'anno di ferie. Quindi sfondate una porta aperta. Vi do una risposta sincera. Sentite questi 3 secondi no, di silenzio. No, nel senso che potrei darvi la solita risposta, ma vi do una risposta sincera. Ora, il reddito di cittadinanza non era nel programma del centrodestra. E questo è pacifico. Ok, però questo governo è un governo giallo-verde. Quando si è un governo di coalizione, insomma, alternativo come questo, qualche rospolo deve ingoiare. Probabilmente, anzi sicuramente, quei soldi li avremmo investiti su tanto altro. Sono convinta anch'io... sono convinta con 2 premesse. Primo, il mondo lombardo è un mondo diverso dal resto dell'Italia, ok? Nel senso che qui probabilmente c'è sicuramente il substrato che ha descritto la signora, probabilmente non è la stessa cosa in altri territori. Insomma, è più difficile invece pensare a dei cittadini senza lavoro che senza assistenza, come l'assistenza che ha dichiarato lei prima, in posti come in Puglia, in Sicilia o in Calabria. Io non ho detto che l'assistenza non è una cosa da dare. No, infatti è per dirle che qua è più facile questa cosa. Cioè la mancanza di... I numeri che abbiamo visto prima sono sconcertanti dal momento in cui invece c'è l'Istat che ci dice che c'è la disoccupazione che cresce e che c'è la disoccupazione giovanile che cresce. Perché c'è qualcosa che non va allora, capite? 740.000 rinunce di assunzione. Cioè è pazzesco, guardate che è pazzesco. Quando appunto i dati a livello nazionale ci dicono che c'è un mondo che è esattamente il contrario.
Quindi, ecco, prima di tutto, quando ragioniamo, ora ci confrontiamo su un territorio lombardo, consideriamo che tutto il mondo non è la Lombardia. Esatto. Purtroppo per noi, però sono domanda, d'accordo. Diceva prima 26 dipendenti. 25. Quanti sono a contratto a tempo indeterminato o determinato? In questo momento li ho 23 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato. No, per seguire il suo ragionamento, però piuttosto che il reddito di cittadinanza, quindi io immagino che sia stato utile i provvedimenti del governo Renzi quando ha fatto due cose, che ha tolto il calcolo del costo del lavoro per chi era a tempo indeterminato dal calcolo dell'IRAP, perché si sarà trovato meno tasse da pagare. Lei diceva dategli agli imprenditori, noi abbiamo messo gli sgravi contributivi per permettere le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Io penso si debba le tutele però del contratto a tempo indeterminato. Abbiamo fatto il contratto a tutele che guarda un po' indietro. C'è stato uno spostamento perché io esatto. Dalla parte glielo recuperavano dalla TARI. L'IRAP, sull'IRAP il lavoro l'abbiamo fatto o non l'abbiamo fatto? Allora, rispondimi. Sulle imprese, abbiamo abbassato l'accettazione comune. È diverso, non lo faceva lo Stato centrale, lo facevate fare i comuni. Esatto. Bisogna avere almeno coraggio di farlo a livello centrale. Però il benaltrismo è un male di questo paese. Stiamo parlando delle tasse e delle imposte sull'impresa. Sono state o non sono state abbassate? È stata abbassata l'IRES dal 27,5% al 24%? Un esempio concreto, aspettiamo l'esempio molto concreto. Io alla fine, quello che tiro fuori tutti gli anni, di tasse le tiro fuori, poi lei mi ha abbassato leggermente l'IRAP, sarebbe da togliere, vero? Chiudo la parentesi, ma mi abbassa leggermente di qui, mi andate ad alzare di là, cioè io alla fine se devo sborsare 10, che me le venga a chiedere 2 lei, 3 lei e 4 lei, a me alla fine dell'anno poco importa, so che ne devo tirar fuori 10, io quello che dico è, volete aiutare le imprese, le aiutate con abbassando le tasse, facilitando l'assunzione delle persone, perché noi avremmo anche bisogno di assumere persone. Ma presente cosa costa un dipendente? Adesso mi avete anche abbassato la possibilità di tenerli a tempo determinato, che lei sa che finché sono a tempo determinato tutti santi, come li passo a tempo indeterminato, che è più facile liberarsi del marito che di un dipendente. Anche meno costoso generalmente. Esatto. Sì. Cioè io voglio... Allora... Non perché sto parlando il decreto, di. Io il sto parlando. L'hanno fatto completamente sbagliato e qui è responsabilità di Lega e 5 Stelle. Perché poi la Lega scarica sui 5 Stelle. Guardi, a me di chi è la responsabilità ve la faccio discutere a voi. Però, scusate, ad aumentare le tutele ha portato la gente a non rinnovare i contratti. Giorno d'oggi. In termini assoluti, e allora tu alle persone in un mondo come questo devi dare stabilità. E la stabilità non gliela dai perché se tu hai un contratto a tempo determinato, onestamente hai precluso tutta una serie di scelte. Ok? Fosse anche solo il fatto di mi sposo, faccio casa, compro casa e faccio figli, non puoi perché vai in banca col tempo determinato, insomma è difficile, soprattutto se è un tempo determinato non iper strutturato e quindi contenuto in quello che è il suo valore economico, quindi non è vero. L'obiettivo del decreto di dignità era proprio quello di dire guardate che dopo un tot, che secondo noi è questo, poi possiamo discutere sulla bontà di questo, lo stabilizzi soldo di incentivo come avevamo fatto noi con gli sgravi, e questa è una critica che possiamo accettare, non che l'hai sbagliato in termini assoluti, c'è da dire che il sistema attuale in Italia della gestione del lavoro dipendente è rigido, perché se tu lo licenzi non parliamoci un attimo perché poi, ascoltiamo un attimo la Baroni, le mani in tasca per la legge Fornero, che comunque rispetto a quello che sono le imprese. Dotti, ascoltiamo un attimo la Baroni, perché le aziende artigiane veramente prendono a tempo determinato e poi li abbandonano, o è una personale, lo dobbiamo formare. Scusami Sabri, abbiamo toccato il punto fondamentale. Ci mettiamo 2 anni a finire una persona, ma secondo voi finito il tempo determinato lo lasciamo a casa? Non li lasciano. Noi comunque chiediamo di poter lasciare a casa quelli che comunque dopo 4-5 anni non riusciamo a cavare il sangue dalle rape, come dice sempre il mio collaboratore, e quindi facilitateci anche la possibilità di allontanare quelli non capaci e poter comunque soddisfare quelli capaci. Diciamo che per aver fatto questo abbiamo perso un po' di voti.
Sabrina Baroni, o com'è? No, due cose, il discorso tempo, contratto tempo determinato e indeterminato, poi a livello pratico, in 12 mesi una persona non la conosci, 12 mesi non sono niente, ci sono dei settori che richiedono una specializzazione che veramente in 12 mesi è l'anticamera prima di imparare un lavoro. A me, io ho avuto più di un'esperienza, perché è comunque i dipendenti vengono assunti da giovani e vengono portati alla pensione. La nostra è un'azienda di quasi 50 anni, però più di un'esperienza di persone assunte, 12 mesi, imparato poco e niente, le assumi comunque a tempo indeterminato, un disastro. 12 mesi sono davvero pochi per un'impresa artigiana. Noi non facciamo lavori di linea dove quando hai imparato a fare quell'unico movimento hai imparato a fare il tuo lavoro della vita. Facciamo lavori artigianali dove ci vuole assolutamente più tempo. E comunque non è nell'idea dell'artigiano crescere e formare un ragazzo per poi sostituirlo. Non è assolutamente questo dell'obiettivo dell'artigiano. Allora, per spiegare il fondamento del decreto dignità, era per spiegare il motivo per cui ad un certo punto il governo pensa ad una misura che impedisca il, come posso dire, veramente non è il caso, ripeto, sì, da figli artigiani. I numeri dicono che l'Italia, l'85% delle imprese sono artigiane, portate pazienza, trovate le allora ci fermiamo in Italia. Sembra quasi che le leggi vengano fatte per le grandi imprese e poi vengano calate e adattate sulle piccole imprese, mentre in Italia siamo un mondo di piccole imprese, non di grandi imprese. Se forse le leggi si facessero pensando che comunque l'economia italiana è basata sulle piccole imprese e magari andrebbero poi riadattate per la grande industria, forse avremmo un po' tutti meno problemi. Cioè, ha funzionato per voi l'apprendistato, il contratto apprendistato? Ne dobbiamo parlare dopo la pubblicità. Sì. Un piccolo attimo di pubblicità e poi rientriamo, perché qui abbiamo toccato temi che sono veramente nervi scoperti. Eccoci qua, siamo tornati in studio, abbiamo parlato di storie di artigiani che si devono districare tra contratti, tasse. Vita difficile. Adesso io vorrei sentire Passerini che viene a raccontarci una storia migliore. Migliore non lo so, però sicuramente è un piacere essere qua a raccontare anche una parte di Lombardia, un esempio virtuoso della nostra Lombardia. Allora, noi abbiamo iniziato un ragionamento da subito, noi inteso proprio per la tornata elettorale anche che si è appena conclusa con tutti quelli che sono stati candidati sindaco, dove le associazioni di categoria, Confartigianato in primis, hanno proposto una serie di punti da sviluppare durante il mandato amministrativo di ognuno e ovviamente diversificato in base alle varie località e alle varie realtà locali. Noi siamo la provincia dove il comune capoluogo fa circa 50.000 abitanti e l'85% dei comuni è formato da piccoli o piccolissimi comuni. Quindi direi che il discorso di far rete diventa fondamentale e nel nostro territorio possiamo dire che abbiamo provato delle performance che sicuramente stanno pian pianino dando dei risultati proprio a livello concreto. Permettetemi un attimino di fare una parentesi che per me non se ne è parlato, ma due cose che questo governo concretamente, lo dico da amministratore, per me ha fatto su quelle che sono le realtà locali, soprattutto gli artigianati, i piccoli artigiani, che è innanzitutto lo sblocco degli avanzi. Fin quando la spesa viene centralizzata allo Stato, lo Stato ha dimostrato di non sapere spendere. Lo Stato centrale non sa spendere. Per avere efficienza nella spesa devono essere dati ai comuni, alle province, alle regioni, ai territori, perché questi sono gli enti che hanno dimostrato negli anni di saper essere efficienti e soprattutto sono il primo interlocutore col cittadino. Il cittadino difficilmente si lamenta magari col parlamentare di turno, ma certamente si lamenta col sindaco di turno e quindi è giusto che il sindaco possa avere strumenti per dare risposte, cose che fino a 2-3 anni fa era molto difficile, perché io faccio l'esempio del mio comune, piccolo comune per carità, una città di 16.000 abitanti, però noi grazie allo sblocco degli avanzi possiamo investire sul territorio quasi 7 milioni di euro, la provincia di Lodi 230.000 abitanti ha 49 milioni di euro che erano bloccati, ingessati e ancora oggi è difficile capire per cosa. Quello è uno. Dall'altra parte, quella è una partita che sicuramente a livello lombardo avrà un'efficienza magari maggiore, ma perché comunque ha una struttura che negli anni si è sviluppata, che è l'autonomia. Perché io sono assolutamente convinto che più risorse si danno ai territori, meglio
è l'efficienza e la spesa che viene effettuata su quel territorio. E soprattutto poi l'altra, ma quella magari utopia, perché se si incomincia a cambiare il fatto che chi fa amministratore e fa il politico è anche un ladro, magari andare a snellire quello che è il codice degli appalti, perché oggi posso garantire che per fare un'opera a luglio di quest'anno un amministratore è partito un anno e mezzo prima. E non parliamo di gare da 50 milioni di euro, parliamo anche banalissimi interventi da 250, 300, 400 mila euro, che è un intervento assolutamente banale, semplice, ad esempio in manutenzione stradale, piuttosto che interventi alla sicurezza scolastica. E sicuramente questo oggi ci dà la possibilità di fare anche quei micro interventi che negli ultimi anni erano impossibili, oppure dovevi sempre cercare di accantonare riserve, fondo pluriennale vincolato, le aliquote della Tari. Quando sono stato eletto, il comune di Codogno aveva un ricorso da tutte le associazioni di categoria contro le aliquote della Tari. Noi compresi. E voi compresi. Anzi. Oggi è stato ritirato, giusto per dirlo, perché comunque è stata fatta un'operazione forte di abbassamento di quella che è la pressione fiscale, attraverso ovviamente quelle che sono la tassazione comunale, per le attività produttive. Abbiamo realizzato, il 1 ottobre sarà aperto in modo sperimentale dal 1 gennaio a titolo definitivo, siamo i secondi in Lombardia, aver fatto uno sportello polifunzionale. Quando si parla di sburocratizzazione, nel comune di Codogno, ma sicuramente anche in altre realtà verranno sviluppate, il professionista alle 3 di notte dal Giappone può caricare la sua pratica SUAP, la sua pratica VIA, presso lo sportello unico del comune, senza dover perdere tempo, prendersi magari dei collaboratori che si recano fisicamente presso lo sportello, e abbiamo esteso anche tutto a tutti i servizi comunali, quindi tutti i cittadini saranno indirizzati alla digitalizzazione, che di per sé porta sburocratizzazione e possibilità di ampliare quello che è l'accesso al pubblico verso gli uffici comunali, perché uno dei problemi, vista la riduzione di personale, facendo presidente la provincia, ve lo posso garantire, siamo passati da 230 dipendenti a 72, quindi immaginate voi come fare a garantire i servizi, facciamo i salti mortali. Si riesce comunque, penso, andare incontro a quelle che sono innanzitutto le esigenze dei cittadini e anche quelle delle imprese. Maronio, un'ultima battuta, che siamo in conclusione, il tempo purtroppo è tiranno, grazie a lei, ma come vi è tornato indietro qualcosa da tutta questa panoramica che abbiamo ascoltato? Ne hanno giovato le imprese in qualche modo? Ma sul nostro territorio devo dire che con le amministrazioni con cui si è instaurato un rapporto di confronto e di comunicazione, sicuramente il ritorno è evidente. Adesso oggi c'è il sindaco Passerini, con l'amministrazione ad esempio di Codogno, che è un'amministrazione che non è andata ad elezione in questa tornata, avevamo sperimentato nella precedente fase questo accordo di patto con il sindaco. In sostanza erano 8 punti fondamentali, che erano le esigenze e le richieste delle imprese a cui noi sottoponevamo ai vari candidati, e a loro la libertà di sottoscriverlo e di partecipare. 8 punti che per noi erano determinanti e focali sull'attività di impresa. La cosa non si è fermata all'atto della campagna elettorale, perché poi a distanza di 2 anni siamo andate a contare cosa era stato fatto di fatto, e nelle amministrazioni dove c'è stato con cui abbiamo avuto un buon rapporto e dove comunque si è rilevato l'impegno dell'amministrazione, compatibilmente ovviamente con le difficoltà del momento che ci sono con tutte, a questo è stata data una rilevanza positiva. Contrariamente nelle amministrazioni, questo al di là del colore politico, nelle amministrazioni invece dove abbiamo capito di essere stati utilizzati soltanto in campagna elettorale, ci abbiamo ci siamo fatti sentire, giusto, esatto, giusto. Dove c'è collaborazione, comunque devo dire che è sempre proficuo, è sempre importante, e gli obiettivi si raggiungono più facilmente. Bene, allora io direi di ringraziare e salutare i nostri ospiti, cominciando da Sabrina Baronio, presidente di Confartigianato Lodi, grazie. Grazie a voi. L'aspettiamo anche grazie. La prossima volta. Ci piace grazie. Questa sua verve anche di sottolineare anche il positivo che viene fatto sui territori. Francesco Passerini, presidente della provincia di Lodi. Grazie, buonasera. Maria Grazia Dotti, imprenditrice, grazie. Grazie a voi. Emanuele Carelli. Grazie. Grazie dell'invito. Ringraziamo anche grazie. Lato politico, il senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico. Grazie a voi, grazie a presto. Mille. A presto. Claudia Terzi, appunto assessore alle infrastrutture della Lega della Regione. Buonasera, e Emilio Boccalini di Forza Italia. Grazie. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie a tutti. E adesso noi rientriamo dopo la pubblicità con le nostre rubriche, i servizi, le offerte di lavoro, tante domande che sono arrivate per l'avvocato, tanto materiale, aspettateci qualche minuto.
Ed eccoci qui, e anche questa settimana, devi sapere, Graziella, abbiamo una mail dedicata alle domande degli imprenditori artigiani per il nostro avvocato. E questa, ecco, vedete, la rubrica L'Avvocato Risponde, legale, @italiacheproduce.eu. Avvocato Venghi, è arrivata questa domanda. Sentiamo se è ancora sveglio. Esatto, è vero. Eccolo lì, prontissimo come sempre. Ecco. È arrivata questa domanda da Alessia da Como. Sì. Volevo sapere se c'è una differenza a livello di pratiche burocratiche, parliamo sempre di questo, tra l'apertura di un negozio di vendita al dettaglio di generi non alimentari e un'attività di vendita all'ingrosso di prodotti vari. Sì, allora bisogna intanto controllare il piano regolatore PGT, si chiama, di Como, per vedere la destinazione d'uso dell'area. Ma vendita al dettaglio è commercio in senso stretto, quindi occorre la destinazione commercio, occorre l'autorizzazione commerciale. Vendita all'ingrosso invece è produttiva, è artigianato sostanzialmente come destinazione e non ha bisogno della licenza di negozio. Quindi c'è una differenza importante, bisogna parlare con il SUAP di Como, che è lo sportello unico delle attività produttive, per sapere qual è esattamente la procedura lì. Se avete bisogno poi di ulteriori dettagli, sapete che l'avvocato è sempre a vostra disposizione o negli uffici di Confartigianato, oppure andate avanti a scrivere a questa mail. Noi intanto andiamo ai servizi. Allora, leggo che abbiamo Soul K Food Tech Company. Sì. Che cosa vuol dire? Una food tech company, si però mangia? Sì, si mangia. Parliamo di cibo, che è un po' il nostro ambito preferito. Te lo spiego e ve lo racconto nel servizio. Cucina. Che cosa vi immaginate se mi vedete in questo posto tra i vapori? Ecco, pensate al contrario. Abbiamo visto le cucine, ma dove siete oggi? Perché la tua realtà non è quella che uno si aspetta. No, la mia è una realtà un po' particolare. È una food tech company in super evoluzione. Stiamo progettando proprio in questi giorni l'espansione internazionale, un allargamento delle nostre aree. I tre prodotti che abbiamo lanciato un paio d'anni fa stanno andando molto bene, tutte e tre le linee. Tra l'altro un paio di mesi fa abbiamo lanciato l'Edition 2 di Ready to Chef, che è la nostra linea primaria, che è la linea di ingredienti semilavorati in quinta gamma. Food tech vuol dire queste due parole messe insieme. Quindi noi siamo effettivamente un'industria alimentare 4.0, noi passiamo dal sourcing della materia, alle produzioni, agli impacchettamenti e addirittura al delivery. Quindi hand to end controlliamo tutta la catena del valore. E poi tech, perché abbiamo veramente tutto uno staff di persone che si occupa tutti i giorni di sviluppare algoritmi, logiche di distribuzione, software e hardware che servono in parte a migliorare le nostre operations quotidiane e in parte invece le diamo anche in uso ai nostri clienti o gratuitamente o in licensing, per poi migliorare quello che noi facciamo in casa e trasferirlo a loro. Ready to Chef è questa linea di ingredienti semilavorati in quinta gamma tecnicamente, quindi un prodotto pronto per essere mangiato. Noi lo facciamo in maniera molto ampia, quindi dalla patata bollita fino alle bisque di astici o al pollo cotto a bassa temperatura, ma lo facciamo in modo che lo chef, chi riceve quel prodotto, possa manipolarlo e creare la propria ricetta. Abbiamo una linea, si chiama Switch, è una linea di piatti pronti, quindi è un blend, un mix dei nostri ingredienti semilavorati studiati dai nostri chef in modo che stiano bene insieme e propongano quindi un piatto che è taglia, scalda, serve. In quel caso non serve personale competente, non servono strumentazioni se non qualcosa per riscaldare il piatto. E questo va sul canale chiaramente della ristorazione più veloce, che ha bisogno di essere immediatamente disponibile senza avere competenze interne. Terzo prodotto di cui ci parlavi? Si chiama FeedUp ed è il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo messo in concessione ai nostri clienti. Quindi diamo la possibilità ai nostri clienti di studiare internamente delle nuove ricette, nuove linee di prodotto. Noi facciamo allo studio la realizzazione, li mandiamo in fase di test e li mettiamo nelle condizioni di poter continuamente aggiornare la loro proposta. Stiamo cercando di aiutare i nostri clienti anche a immaginare, soprattutto per quanto riguarda il piatto pronto, come potrebbe arrivargli un prodotto o dargli dei suggerimenti su come realizzarlo. E quindi con la parte fotografica abbiamo deciso di dargli una mano. Poi hai visto dei montaggi, il nostro team stava montando un webinar, che è uno dei servizi che noi diamo ai nostri clienti, quindi dei corsi di formazione digitale in modo che siano raggiungibili sempre, comunque possono essere in live se hai disponibilità temporale in quei 40 minuti, oppure puoi vederli semplicemente registrati quando vuoi. E cerchiamo di aiutarli in quelli che sono le tre macro aree più delicate per il loro lavoro. Quindi gli insegniamo, gli diamo gli approfondimenti sul management, oppure c'è un altro webinar che si occupa invece dell'impiattamento e rigenerazione, quindi come rendere esteticamente accattivante o intelligente un piatto. Oppure ci sono dei corsi proprio sui food trends, quindi che cosa è interessante oggi e cosa richiedono i clienti. E questi sono dei servizi che noi rilasciamo una volta alla settimana in maniera gratuita ai nostri clienti. Avete visto dove è arrivato? È giovanissimo naturalmente, ma da dove sei partito? Ho iniziato quando facevo il primo anno università, i miei genitori hanno investito in un piccolo
piccolo ristorante, quindi era proprio il classico lavoro. È proprio piccolo, era 18 coperte il ristorante, non c'era niente, quindi era lava i bicchieri, serve le persone, fai un po' tutto quello che c'è bisogno. Poi da lì, vabbè, i ristoranti sono diventati di più, io mi sono appassionato a questo settore, ci sono rimasto all'interno, ho creato le mie attività imprenditoriali nel mentre, una l'ho venduta, un'altra ancora in essere, e ho continuato ad evolvere tutto quello che ho imparato negli anni, l'ho messo insieme per andare a creare quello che poi è il prodotto oggi di Soul Cake, che è nato poi nel 2016. Quindi non abbiate paura di lavare un bicchiere, non è una cosa che toglie dignità, anzi, appunto, la sua storia lo testimonia. Quanti dipendenti siete oggi e come hai fatto per creare una realtà del genere ad attrarre capitale? Guarda, oggi tra dipendenti interni e collaboratori siamo circa 70-75. Crescono molto, cioè noi abbiamo una media di assunzione di 5-6 dipendenti al mese. Tra l'altro il 99% dei dipendenti da noi è a tempo indeterminato, quindi sono super stabili. Questo per me è molto importante perché serve a garantire la sicurezza anche a chi lavora qua dentro. Per realtà come questa la raccolta di capitale è fondamentale, perché se no non puoi comprare i migliori talenti, non puoi investire in ricerca, non puoi fare sviluppo. Quindi ci vuole un po' un cambio di mentalità, secondo me, nella tipica imprenditoria italiana. La cosa divertente di lavorare in Soul Cake è l'ampiezza delle cose che vedi. Cioè tutto lo staff che lavora qua dentro è super entusiasta di lavorare, ma perché passi dal vedere come si cucina in maniera super tecnica un polpo a come si sviluppa l'intelligenza artificiale che poi legherà le logiche di stock fino alle strutture commerciali. Noi abbiamo lanciato il primo modello in abbonamento per i professionisti ed è stato un passaggio fortissimo, e secondo me questa è la cosa veramente divertente, lavorare qua dentro, il fatto di avere a contatto con un sacco di talenti e di competenze diverse messe insieme che si stimola una con l'altra. Non so che ne pensi, ma a me questa storia ha impressionato perché è giovane, ha volontà, ha talento e apre anche le porte ad altri giovani con volontà e talento e stanno crescendo in maniera impressionante. E a proposito di giovani che cercano lavoro, insomma, sappiamo come indirizzarli e quindi andiamo subito a vedere Radio Lavora. Passiamo gran parte delle nostre giornate in questa posizione, farci venire il torcicollo, perché non utilizzare questo movimento anche per qualcosa di utile, per provare a trovare un lavoro, proprio quello che fa per noi. È molto semplice, lo si può fare con un'app. Si va nella sezione podcast del nostro telefono, quindi basta andare su questa app, nella sezione cerca, trovare Radio Lavora, è questa bella iconcina gialla e nera, ed ecco qui con un semplice tocco ci si iscrive al canale, si possono ascoltare tutte le offerte di lavoro della settimana, vengono continuamente aggiornate, ci vengono raccontate dal nostro Roberto Poletti e da Giuliano Zulini, il vice direttore di Libero. 30 secondi, quindi si può ascoltare in macchina durante una passeggiata e ci può essere l'offerta di lavoro che fa per te. E stiamo in tema lavoro perché ti presento una piattaforma che è jobtalentconfartigianato.it, questa che adesso apparirà, eccola qui, siamo durante la rubrica Job Talent, che è un'altra rubrica dedicata alla ricerca di lavoro e alle imprese artigiane che lo offrono. Ogni settimana tante offerte di lavoro da parte delle piccole e medie imprese. Allora andiamo a vedere cosa offrono questa settimana a Corte Franca, sai dov'è? No, assolutamente. È in provincia di Brescia. Cercano un apprendista idraulico, quindi in apprendistato è il tipo di contratto e insomma una figura giovane. Lo stesso si può dire di un'altra offerta di lavoro che è un ristoratore in tirocinio a Parabiago. Questo lo so, provincia di Milano, quindi attenzione ai milanesi. Esatto. A questa offerta di lavoro. Invece per chi è un po' più esperienziato a Olgiate Comasco, quindi questo era facile, provincia di Como, si cerca un perito elettrotecnico, elettromeccanico, quindi con contratto a tempo determinato.
Allora, tante altre posizioni di lavoro, come sempre tutte le settimane su jobtalent.confartigianato.it. Come vedete, nella sezione opportunità di lavoro trovate tutto, oppure potete autocandidarvi inserendo qui il vostro curriculum. Avvocato, le imprese non smettono mai di offrire posti di lavoro e non sempre li trovano, abbiamo sentito oggi. Trovano candidati adatti. Sì, vedete, per tornare a quella statistica che abbiamo visto questa sera, uno dei problemi è anche quello della mancata conoscenza, domanda e offerta, per cui chi cerca il posto di lavoro non sa che magari quell'azienda sta cercando proprio quel profilo. E un altro dei problemi è il rifiuto che a volte i giovani esprimono di fronte ad una proposta lavorativa che sembra di livello basso. In realtà abbiamo visto prima il servizio dell'imprenditore, da dove è partito, cioè anche alcuni livelli bassi, e nell'artigianato, nell'ingresso ci sono questi livelli bassi, consentono poi di sviluppare imprenditorialità, competenze e business. Quello bisogna fare. A volte invece i giovani rifiutano queste proposte, questo è un errore. È un errore. E a proposito di errori da non fare, leggiamo poi le altre domande che sono arrivate per lei questa settimana. La prima, rimaniamo in provincia di Milano. Sono Andrea, abito a Milano. Ho sentito parlare della sentenza, eccola qua, della Cassazione sui negozi di vendita di cannabis lighter, effettivamente su tutti i giornali, e ho visto che in città hanno aperto molti punti vendita di questo genere. Vorrei sapere qual è la situazione. Sì, la situazione è complicata alla luce di questa sentenza della Cassazione, perché c'è la legge del 2016, c'è questa sentenza, ce ne sono altre contrastanti. In realtà questa sentenza cosa dice? Io ho qui un estratto. Dice che non è corretto, non è lecito vendere questi prodotti al pubblico che hanno un principio attivo di THC, che è il principio attivo della cannabis, da 0,2 a 0,6%, perché questo principio attivo andrebbe calcolato nella coltivazione e non nella vendita. La vendita sarebbe lecita solo per quanto riguarda i prodotti di carattere medico o da collezione, quindi non da uso, proprio. Quindi la situazione è complicata, dovrebbe a mio parere intervenire il legislatore con una correzione della legge per fare chiarezza. In questo momento siamo in attesa di un intervento. Quindi con cosa consiglierebbe se il nostro telespettatore avesse avuto in mente di aprire un negozio? La legge è in vigore, per cui è ancora chiara. Bisogna stare attenti esattamente a cosa si vende, però la legge è in vigore, quindi in attesa di un intervento vale ancora la normativa in vigore. Allora, avvocato, la prossima domanda gliela leggo io, restiamo nel mondo delle piante in qualche modo. Sì. Buonasera, avvocato, vorrei sapere se per aprire un'attività autonoma di giardiniere devo frequentare un nuovo corso di formazione, tenendo conto che io ho lavorato alle dipendenze di un'azienda di manutenzione giardini per parecchi anni. Sì, è previsto il percorso formativo. La Direzione Generale Istruzione di Regione Lombardia ha emanato il decreto che è il 5777 del 2018, che prevede il percorso formativo, ma è dall'esenzione per chi ha lavorato per almeno 2 anni in aziende del settore, per cui potrebbe essere il caso della mail. Quindi vale questo decreto che prevede il percorso formativo e prevede delle deroghe, delle esenzioni per chi ha già lavorato in queste imprese. Ok. E a proposito di lavori, e lavori che sono anche normati, offrono anche grandi soddisfazioni, vi raccontiamo adesso la storia di una donna che ha deciso di fare la taxista e ha deciso di farlo in un momento non molto usuale, soprattutto per appunto le nostre quote rosa di oggi. Esatto. Cioè una taxista di notte. Vi raccontiamo con Storie di Taxi la storia, la vicenda di Barbara. Vediamo. Stasera incontriamo Barbara che ci fa questo piccolo strappo nel tardo pomeriggio, ma lei è una taxista di notte ed è qui con noi, sta guidando la macchina. Barbara, che cosa te l'ha fatto fare di fare questo lavoro che non è un lavoro femminile? No, questo è un lavoro che nasce ovviamente per i maschi, è nato per i maschi, poi la mia storia è che la mia azienda, dove io ho lavorato per tantissimi anni, era un settore pubblicitario, ha chiuso. E avendo un marito tassista ho ovviamente ho cominciato a lavorare, insomma a decidere di lavorare con lui. Ho fatto la mia scuola, che ovviamente la doppia abilitazione, che una è la patente professionale e l'altra è l'iscrizione al ruolo, e da lì poi ho cominciato inizialmente con lui e poi ho preso la mia macchina e ho continuato da sola.
Ho scelto, io faccio appunto come tu dicevi, un turno serale notturno, perché è un turno più tranquillo, anche se per una donna sembra molto pericoloso. Milano, le donne tassiste, che sono circa 700 ma che lavorano di notte, sono meno di 50, divise nei vari turni. E come dicevo, è un lavoro comunque maschilista, perché le donne sono sempre viste un po' come un po' il fumo negli occhi, nel senso che alla vecchia guardia, chiamiamola così, non piace molto che una donna guidi il taxi. Però invece è molto apprezzato dalla clientela, soprattutto da quella femminile, che quando alla sera tu li vai a prendere e le porti a casa, il fatto di aspettare davanti al portone che comunque entrino dentro, lo fanno anche colleghi uomini, questa cosa sempre più diffusa, però si sentono forse un pochino più tranquille in macchina. Sicuramente è più pericoloso rispetto al giorno. Milano non è una città così poi tanto pericolosa come la vogliono dipingere. Le forze dell'ordine girano di giorno e girano di notte. Di notte le vedi meglio. Poi anche tra di noi comunque c'è una rete, un po' di tantam tra i tassisti. Abbiamo tutti più o meno delle chat dove siamo tutti colleghi, qualunque cosa succede, comunque mandi un SOS, un messaggio, e sei sempre comunque monitorata. Io ho parecchi colleghi con cui magari sto al telefono, ovviamente con l'auricolare, alla sera e in caso di bisogno, che può essere anche dal non ti ricordi magari dove si trova una via e ti aiutano, piuttosto che se hai bisogno, che hai in macchina, sta al telefono con te anche senza parlare, ma che stando in macchina sentono magari la voce della persona che hai caricato, dove ti sta portando, e magari se ti fanno loro le domande perché tu non puoi rispondere, se sentono che ti senti un attimo in pericolo, ti vengono sicuramente in soccorso, e questo è un altro di quelle cose positive in, diciamo, con i colleghi, perché c'è collaborazione. Perciò diciamo, questo è la mia esperienza. Fino adesso io, ringraziando Dio, non ho avuto esperienze drammatiche, perciò sì, magari quando carichi su uno che è un attimino un po' alticcio, ubriaco, magari diventa un po' molesto, ma riesci sempre a gestirla. Poi io sono molto maschiaccio, perciò comunque se alzi la voce, io alzo la voce più di te. Se mi chiedono, ma secondo te vale la pena di farlo, io continuo a dire di sì, per la libertà che ti concede questo lavoro. Poi ovvio che è faticoso anche questo, perché stare 10 ore su una macchina, scendi con la schiena che ovviamente ti fa male. Allora, tu devi sapere, Graziella, che noi qui abbiamo un fil rouge in questa trasmissione, vero avvocato? Che cosa non ci manca mai all'Italia che produce? Il cibo, il food, solo che non vedo niente sulla scrivania, quindi... Ha ragione, avvocato, solo fogli, solo grande cultura. Hai un po' fame? Direi un pochino sì. Allora, prima di andare a letto, se vi è rimasto quel buchino da riempire... Vi possiamo raccontare, e così riempiremo anche il buchino nello stomaco di Graziella, e avvocato, ha già mangiato o mangerà dopo la trasmissione? Dopo, in dopo. Notturna. Purtroppo male. Dopo. Male, sa che fa ingrassare tantissimo. Lo so. E invece, dato che siamo in procinto di arrivare all'estate alla prova costume, vi raccontiamo di questa bellissima realtà, di un consorzio legato alla Segale. È un prodotto particolare che va a valorizzare anche molto il territorio valtellinese da cui proviene e da cui si può trarre qualcosa di interessante da mangiare a livello di pasticceria, ma anche a livello di salato. Abbiamo provato una pizza alla Segale la prossima volta. Quindi la prova costume è andata. No, è anche molto magra. E poi avvocato dalla Segale, non so se lo sa. Sul concetto di abbiamo provato avrei qualcosa da dire. Nel senso che... Comunque va bene. E invece abbiamo provato, è più che corretto, perché anche il cameraman e l'operatore Alessandro Micheli, che ringraziamo, ci ha dato del suo. No, e poi dalla Segale si può produrre anche un'ottima birra. Quindi vi lasciamo appunto il pubblico a casa con l'acquolina in bocca con questo servizio e poi ci rivediamo, Graziella. La prossima settimana. Puntata. A venerdì prossimo. Buona serata a tutti. Buonanotte. Buona serata con questo consorzio sulla Segale. Buonanotte, avvocato. Grazie. Valorizza un
territorio che nasce con una vocazione, un DNA turistico, partendo da ciò che ha di bello e soprattutto di buono. Vi racconto il progetto della Segale Valtellinese. È un progetto che parte da una telefonata di un amico, Pietro da Ferrera, che mi segnala la difficoltà dell'altro amico Andrea Pelacchi, che è il nostro agricoltore di fiducia, nel vendere la sua granella. Da qua parte tutto il Segale Valtellinese, è un progetto che ci mettiamo il cuore, la faccia, e che abbiamo come obiettivo la valorizzazione del turismo e la riscoperta dei nuovi, degli antichi ma nuovi valori. Siamo in un posto davvero particolare, con un profumo che mi spiace da casa non riuscite a sentire, ma fidatevi di me. Eccoci qua con i fratelli Galli, una realtà che ha radici molto lontane. Ce la volete raccontare? La tradizione parte dal 1882 con le zie del nostro papà, poi è stato acquisito da mio nonno, poi passato a mio padre come attività e da nostro padre. Adesso noi abbiamo aperto nel 2007 Golosseria Galli, io e mia sorella appunto, di cui abbiamo aggiunto oltre al panificio, la pasticceria, la cioccolateria e anche la cucina. Cos'è l'aspetto di questa vostra attività che è contemporaneamente storica e moderna che vi rende più fieri? Beh, sicuramente il pane e i dolci, perché da un antico biscotto siamo arrivati a dei biscotti più raffinati, oppure da una semplice ciambella siamo arrivati a un pane con una ricerca, che può essere una ricerca sul territorio piuttosto che dalla farina. Allora, parliamo di questa ricerca del territorio. Parlavamo prima della Segale ed eccoci qua. Vorrei sapere, e vorrei che mi raccontaste, che cosa si può fare con un grano così semplice che racconta un po' il vostro territorio. Di cose se ne possono fare davvero tante. Partiamo dal pane di segale, che questo è un pane tipico della tradizione valtellinese, e è un pane ottenuto con l'impasto appunto della Segale Valtellinese, che è una farina ottenuta a tutto corpo, praticamente viene tolta soltanto la crusca, è miscelata con una farina di tipo 2, acqua, sale, lievito e pasta di riporto oppure lievito naturale. Oltre comunque l'assenza, cioè quasi l'assenza del glutine, è molto buono sia anche per la dieta sia per l'apporto di zinco e vitamina B. Quindi prima dell'estate mi raccomando, tutti i grandi consumatori e consumatrici di Segale, non solo di pane, però vedo che avete allargato un po' la vostra produzione, addirittura con un marchio, ve lo faccio vedere. Questo è il marchio con il quale potrete riconoscere questi prodotti che sono fatti proprio con la segale del territorio. Chilometro iper zero, direi. Eh sì. Cosa c'è qui dentro in questo sacchetto? Qua dentro c'è il pane, il pane appunto di segale. Questo marchio ricorda appunto la spiga di segale. L'occhio che può essere inteso come un occhio o come un sole, il sole che dà vita a tutti i prodotti comunque della natura. E l'occhio, un occhio vigile sia alla ricerca sia diciamo a illuminare l'idea di fare prodotti diversi. Segale perché è da qua che tutto parte, e Valtellinese perché logicamente ci troviamo in Valtellina e ne siamo fieri. E questi sono i campi che ricordano i campi del nostro amico Andrea e le viti con i suoi terrazzamenti. Fantastico, dopo andremo proprio a raccontare la segale e la sua coltivazione, ma intanto vedo cracker, addirittura dolci con la segale, faccio vedere a casa perché questa monoporzione brilla. Sì, questo è un dolce studiato nel 2015 in occasione di Expo, si chiama Exe, è un dolce moderno, praticamente c'è un croccante con la segale valtellinese, è una mousse al cioccolato fondente, un inserimento di mirtillo, appunto mirtillo, e una bavarese allo yogurt, e sopra viene glassata viola viola per richiamare il mirtillo, e questo biscottino alla segale impreziosito con dell'argento alimentare. Ecco, questo un po' meno consigliato per la prova costume, però vorrei farvi vedere, eccolo qua, un menù, perché la Golosseria Galli non fa solo dolci, ma hanno studiato un menù tutto a base di segale, eccolo qui.
Quali sono i piatti che vi siete un po' reinventati per utilizzare questa farina e per darle ragione? Qua facciamo delle tagliatelle alla, appunto, sempre al segale valtellinese con del ragù di lepre e del formaggio grappa e scaglie. Poi facciamo un hamburger, essendo panettiere abbiamo fatto anche, oltre a un hamburger normale, un hamburger con la farina di segale, con dentro un ripieno alla salsiccia, una crema al formaggio e del cavolo rosso marinato nel vino. Poi abbiamo fatto, oltre a questo, due pizze, una che si chiama Presot, che è una zona dove si raccoglievano le rape in carcento con l'olivigno, la rapa bianca. Qua sopra è una pizza bianca ottenuta da un disco di pizza alla segale con crema spalmabile ai formaggi e taleggio, rape bianche e all'uscita coppa di un agricoltore fa di vigno. E l'altra rossa invece che richiamo le mine, che è un formaggio primo fiore si chiama, tipico della zona qua di Livigno, con l'aggiunta di violino di capra. Avete capito bene? Una pizza alla rapa, provare per credere quanto è buona. Quindi, come avete sentito, degli imprenditori che ovviamente fanno del business, ma tengono alla valorizzazione del territorio con un progetto integrato. Andiamo a scoprire anche gli altri protagonisti di questo progetto della Segale. Ma la Segale si beve? Sì, in Valtellina anche questo, e siamo venuti proprio qui a scoprire questa birra, un gusto molto particolare. Ed eccola qua, è arrivata la Segale. Quant'è? A quanto siamo? 30 kg. 30 esatto, kg di Segale. Pronti per birrificare, giusto? Essere macinati, sì, per la verificazione. Perfetto, qui siamo nel magazzino? Magazzino di succaggio malti e bottiglie, sì. Ottimo. E allora andiamo in produzione. Okay. Fase 2, mulino. Che cosa succede qui? Una volta caricato il malto nel mulino, appunto, attraverso... viene macinato e attraverso una vite senza fine, una clocchia, viene portato in questo primo tank dove è già presente l'acqua a una determinata temperatura, e da qui parte la fase di ammostamento, dove degli enzimi che erano stati attivati durante il processo di maltazione vengono riattivati e trasformano la parte amida in zucchero per mettere in scimmia. Andiamo alla fase 3. E poi cosa succede? All'incirca la fase di ammostamento dura 2 ore. Dopo queste 2 ore tutto il liquido, il solido, viene trasferito nel secondo tank, semplicemente è un filtro dove separiamo il liquido dal solido. Il solido poi manualmente viene scaricato e viene un fattore a ritirarlo. Del liquido invece inizia la fase di bollitura, dove vengono aggiunti spezie per la birra di segale, appunto l'anice, e luppoli per amaro e per aroma. Finita la fase di bollitura in circa 90 minuti, viene trasferito tutto sotto, nella parte bassa del tank, è una centrifuga, si chiama Whirlpool, e cosa serve? A impedire il più possibile il mosto che ci servirà poi per la fermentazione. All'incirca una mezz'oretta, finito questo, andiamo in raffreddamento. Allora scendiamo per scoprire che cosa manca a stapparci un'ottima birra. Ed eccoci un po' nel cuore della produzione, che cosa succede qui? Una volta che il prodotto sta scendendo, entra nei fermentatori dove è già presente il lievito e inizia la fermentazione. Per la segale la fermentazione dura circa una settimana. Finita la fermentazione raffreddiamo, portiamo la birra a 0 gradi e la teniamo in maturazione per altri 23 giorni. Dopodiché, una volta pulita, una volta che i lieviti sono stati scaricati, possiamo decidere se infustarla o imbottigliarla. Quindi quanto ci vuole dall'idea, diciamo, al momento nel quale la birra è pronta per essere gustata? All'incirca in un mese puoi stappare la tua bottiglia. Ed è pronta la prima bottiglia, possiamo provarla? È già pronta, possiamo provarla, sì. Andiamo allora. Allora, brindiamo a questo progetto che è nato in collaborazione con Goloseria Galli, Andrea, naturalmente Andrea che è il produttore iniziale, adesso noi ci fermiamo, abbiamo lavorato tanto, quindi brindiamo con una Segale, birra di Segale della Valtellina.